Arriveranno gli sconsigliatori, arriveranno gli haters. Chi ti dice no, fai di meno, rilassati, eccetera. Gli haters che ti massacrano, ti detestano, fanno dei gruppi, sono un indicatore di successo. Nel momento in cui dichiari cosa vuoi fare e inizi a fare i primi passi, gli sconsigliatori e gli haters emergeranno come, non dico cosa, cosa che galleggia. Emergeranno e loro arrivano. Tutti coloro che hanno successo e hanno avuto successo, pensate a tutti i grandi, quelli della storia, quelli contemporanei, chiunque, Gesù, Madre Teresa, andando fino a Elon Musk, ai Ferragnez, chiunque ha palate di cacca tirata addosso. Ma dall'altro lato, all'altra metà che li eleva, li fa diventare chi sono. Più Fedez viene massacrato da tutti, più compare nelle pubblicità di Intimissimi, ovunque, per tutta Milano e in televisione. Vediamo queste due persone, i più pericolosi. Gli sconsigliatori sono più pericolosi perché loro ti vogliono bene, lo fanno con buone intenzioni, sono solitamente familiari, amici che non hanno mai fatto quello che tu vuoi fare, ti dicono per il tuo bene, perché lo credono veramente e per questo sono pericolosi, non fare questo. Mia madre, dai, non lasciare il tuo lavoro da programmatore, nessuno ce l'ha la tua età, sono arrivato a 100k l'anno, dai, ma perché vuoi continuare oltre, rilassati un attimo, sono arrivato a 1 milione, ma perché vuoi fare di più, non ti basta 1 milione, sempre così. Lo fa per il mio bene, ma è così. Mia sorella, ma quando ti goditi però un po' la vita. Io me la godo la vita. Vado 3 giorni, 4 giorni in vacanza, non vado se spendo 20-30 mila euro e torno che sono energizzato. Tu lo fai? Non lo so se lo fai, non penso. Posso permettermi questa casa, posso permettere questo a mia figlia, posso permettere l'altro. Ho 60 persone nel team. Io mi godo la vita, tu te la godi? Poi ci sono gli haters. Gli haters sono i più squallidi. Sono malati internamente, campano male, diciamoci la verità, campano male, sono proprio marci dentro. Non producono nulla nella vita se non negatività, l'unica cosa che sanno produrre è negatività. Sono facili da riconoscere perché le loro intenzioni sono veramente negative, sono proprio cattivi dentro. Mentono e lo fanno anche apposta, fanno apposta per tirarti giù. Dedicano il loro preziosissimo tempo a commentare su di te, pensa quanto è prezioso questo tempo. Tutte le volte parlano di se stessi. Vi faccio 2 esempi, allora una volta sono stato male, lo racconto sempre, ho avuto una malattia autoimmune dove stavo per morire, dopo che mi sono ripreso, 3-4 giorni dopo ho scritto un lunghissimo post sulla lezione che ho appreso e vi consiglio di andare a vederlo sul mio profilo. E sotto questo post tutti i commenti di incoraggiamento eccetera, ovviamente, e una persona delle mie parti, Città di Castello, guarda caso, dove la mentalità, non tutta, c'è sempre quel 2-3% che si salva, di tutto il post c'era una riga dove dicevo le mie aziende hanno fatturato più di prima mentre io ero in ospedale. Un post lunghissimo, 3000 parole credo, una riga. Questo mi ha scritto: parli solo di soldi. Secondo te perché mi ha scritto parlo solo di soldi? Perché a lui interessano solo i soldi, perché lui ha problemi di soldi. È chiaro che se tu mi commenti in modo negativo su un post a 3000 parole di problemi di soldi, tu hai problemi di soldi, ok? Perché di tutto il post tu vedi quello, non è mio il problema. Lui parlava di se stesso. Vi faccio un altro esempio ancora più plateale. Mia moglie una volta ha postato, anche lei, questo è assurdo, ha postato un post dove diceva che aveva la pancia gonfia. Mia moglie è molto in forma, voglio dire, insegna fitness, fa fitness, è in formissima, no? E aveva la pancia un po' gonfia, no? Come succede a tutte le donne in varie fasi della vita o fasi del mese, no? E questa donna ha commentato: ma smettete di pubblicare queste foto dove siete bellissime e fate finta di avere la pancia gonfia, no? Ed era proprio cattiva, proprio massacrava. A un certo punto, dopo un mese, questa qui si candida in call, acquista, e il motivo per cui acquista da mia moglie è perché si sentiva sempre la pancia gonfia. Incredibile, incredibile. È sempre così, parlano sempre di loro, gli haters parlano di loro. La verità, l'odio è la prima forma di amore. Più odio hai e più stai facendo bene. Se non hai haters, non sei ancora abbastanza ossessionato. Quindi lo scopo qual è? Lo scopo è farti odiare dalla metà della popolazione. Il tuo lavoro non è rispondere, nemmeno prestare attenzione. Il tuo lavoro è ignorarli, anzi, quando li vedi, benzina. Io dico sempre, se metà della popolazione italiana mi odia, forse posso essere eletto come presidente. Ok? Se metà della popolazione mi odia, posso essere eletto come presidente. Questo è l'obiettivo. Abbiamo pubblicato un video di una call che ho provato a chiudere di una dei nostri clienti. Si è girato un fago di vespe e tutti commentavano, questi qui si erano messi d'accordo e commentavano. Tutti avevano visto i 30 minuti del video, incredibile. A un certo punto uno dei miei ragazzi ha commentato e ha detto: grazie per il vostro preziosissimo tempo, non so chi sia questo gruppo che hai nominato, non li conosco, ma grazie anche del loro tempo. Fanno altro che farci pubblicità. Per non fermarti a dubitare quando ricevi gli haters, devi assicurarti di non essere uno di loro. Non lo fate. Io sono colpevole, lo ammetto, fino a 6 o 7 anni fa non commentavo, ma a volte sì, sotto i post di qualcosa che non mi piaceva, non nella mia nicchia,
ma lo facevo ogni tanto, senza troppa cattiveria. Ho smesso di farlo. Chi fa, chi è seguito, per me è un grande. Anche se dice cazzate, per me in qualche modo è un grande. C'è qualcosa di apprendere. Non tutto magari, ma una percentuale da apprendere. Cioè, se mi viene a dare un commento, mi chiedo cosa mi manca che lui ha e io non ho.